Con la nuova legge di bilancio, dal 2020 il superammortamento e l'iperammortamento diventano crediti d'imposta. In particolare sui beni materiali, dove veniva riconosciuto un superammortamento del 30%, viene riconosciuto un credito d'imposta del 6%. Sui beni impresa 4.0, dove veniva riconosciuto un iperammortamento che andava dal 170% al 50%, viene riconosciuto un credito d'imposta che va dal 40% al 20%. Infine, sui beni immateriali collegati agli investimenti in beni impresa 4.0, da un superammortamento del 40% viene riconosciuto un credito d'imposta del 15%. Dalle prime analisi che abbiamo fatto, si riconosce che l'agevolazione diventa migliorativa solamente qualora si ha un'aliquota di imposizione IRPEF inferiore al 20%.